non solo coreografo, ma anche direttore di una compagnia di cui vorrei che tu mi parlassi, che è Lost Movement. Certo. Buongiorno a tutti. Intanto aspetta, diciamo perché Nicolò è qui su questo divano. Perché al primo piano del film c'è l'area Mondo Dance, quindi ho introdotto. Io dicevo che sono coreografo e direttore di una compagnia di danza contemporanea, la compagnia Lost Movement, e ha sede a Milano. Infatti oggi siamo stati invitati a presentare un estratto della nostra ultima produzione. La produzione si chiama A Domani. È un progetto molto importante perché è nato dalla collaborazione e dalla coproduzione con il Festival Oriente Occidente di Rovereto, che è uno dei festival, assieme a Bolzano Danza o a Milano Oltre, più importanti sulla danza contemporanea soprattutto. E alle ore 19:30-20, insomma dopo lo showcase, ci presenteremo un estratto dello spettacolo, e lo spettacolo debutterà il 20 dicembre al Teatro Elfo Puccini di Milano, alle ore 21. Aspetta, Nicolò, frena un attimo. Sì. Dove vi presentate qua? Al primo piano? Sempre. Al primo piano, sempre, no, nell'area Mondo Danza. È importante di dirlo in modo, certo, che sì, sì, l'appuntamento sia preso. So. A che ora? A che ora? Lo showcase inizia alle 17:30, quindi credo per le 19:30. Oggi alle 17:30 circa allo spazio. Oggi c'è il prog. Sì, oggi. Oggi c'è il prog. Non so se senti il casino che stanno facendo. C'è il... c'è il, come dire, il soundcheck del palco prog, e come al solito loro sono dei grandi pestoni. L'avete spaventato, la povera signora. L'avete spaventato. Ma perché loro si preoccupano di chi sta a casa, che ci guarda sul sito? Sì. E quindi insomma, questa è un po' la realtà di Lost Movement. Sì. Com'è cambiato lo scenario della musica contemporanea da della quando danza. È iniziato ad adesso? Della danza, della, pardon. Allora, diciamo che lo scenario della danza contemporanea in Italia è ancora un po' oscuro, nel senso che purtroppo dagli anni 80 è arrivato subito in Italia varie tecniche di vari coreografi come la tecnica Cunningham o Graham, però negli anni, soprattutto all'estero, quindi parlo dei paesi dell'Europa centrale, dell'America, dell'Inghilterra, la danza si è evoluta. Purtroppo in Italia, per quanto mi riguarda, questo è rimasto, siamo rimasti un po', insomma, indietro, un po' in tutto, secondo me. E per fortuna ci sono delle realtà che sopravvivono e che hanno tanta cultura riguardo appunto la danza e riguardo soprattutto l'evoluzione della danza. Perché poi, come dire, danza contemporanea è un concetto molto ampio, ma poi c'è il teatro danza, che credo che è qualcosa che, a certo, cui voi fate molto, cioè attingete molto da questo, certo, da questo bacino. Credo ci siano anche tanti aspetti di improvvisazione, no? Certo. Nella danza contemporanea rispetto alla classica, certo, di cui poi parleremo anche approfonditamente. E quindi, certo, lo scenario è in costante evoluzione, quindi va... quindi voi riuscite, come dire, a seguire una linea guida ben precisa, che magari appunto si affaccia di più all'estero piuttosto che all'Italia? Sicuramente i nostri punti di riferimento sono fuori dall'Italia. È chiaro che io ho fatto personalmente una scelta di cercare di lavorare, insomma, in Italia e di mandare avanti un concetto e soprattutto una consapevolezza all'interno della danza, perché soprattutto per gli insegnanti, quando ci si approccia al corpo dell'altro, bisogna essere sempre in aggiornamento, in evoluzione, studiare anatomia, perché comunque si deve prestare sicuramente molta attenzione al corpo. Come anche penso questo valga, essendo nella fiera della musica, anche nel canto. Certo. Come la danza contemporanea nasce sempre dalla danza classica, un amico mio da anni, con il quale faccio le peggio cose, che si chiama Raffaele Paganini, penso che conoscete. Direi di sì. Avevamo a un certo punto inventato un programma che volevamo fare perché non abbiamo fatto, perché lui è incapace di ballare l'hip hop.
dovuto alla sua formazione classica, certo, ovviamente. E ci siamo divertiti a metterlo in confronto con delle persone forti nel campo. Voi nella danza contemporanea, come avete comunque una formazione classica, approdate anche questo tipo di danza che è l'hip hop o no? Perché un linguaggio di oggi è l'hip hop, parliamoci chiaro, fa parte anche del linguaggio universale della danza, dunque è presente, è apprezzato e può far parte. Il problema è che ballare hip hop è un po' diverso da tutto il resto e soprattutto dalla danza accademica. No, assolutamente, l'hip hop è un linguaggio assolutamente bellissimo e soprattutto difficilissimo. Io stesso non sono in grado di fare hip hop. No, ma è divertente, ma sì, le devi vedere, ma quanto io ci provano. Io lo capisco nella mia breve esperienza comunque di danzatrice, ballerina. Sì, perché io ho fatto tanti anni di danza classica proprio, ballerina, quindi pas de deux. Non è così scontato pensare che riesca, è un po' come la musica, è la stessa cosa. Ma è divertente, però sì. È divertente di metterli a confronto di questo, è uno scherzo divertente. No, ma sicuramente la danza contemporanea attinge anche molto dall'hip hop, certo, perché sì, è vero che i danzatori sono di formazione prettamente classica, però molto spesso i coreografi attingono da varie tecniche, cercano di integrare i vari stili anche solo nell'isolazione di un movimento. Non dico che un danzatore dovrebbe conoscere tutte le tecniche alla perfezione, però sicuramente più conosci, più sei avvantaggiato. Anche poi più riesci a rielaborare, come dire... Certo. Va bene, io ti chiedo ancora di parlarci di danza arte mente, perché insomma è qualcosa che è strettamente attinente con il film. Certo, allora arte mente, centro di alta formazione per la danza, ha sede a Milano in via Eugenio Viloresi 26 ed è un centro di formazione professionale che si occupa di formare il danzatore di domani. È un centro che dura 3 anni, quindi è un triennio in cui si studia tutti i giorni classico, modern, contemporaneo, teatro, danza, quindi abbiamo deciso di fondare questo centro di formazione pensando proprio alle scuole estere e alla danza europea. Si accede con un'audizione, si accede tramite audizione, infatti alle 12.30 terrò io una breve masterclass in cui ci sarà la possibilità di essere ammessi direttamente all'Accademia senza passare attraverso le audizioni. Quelle che diciamo canoniche. Esatto. Quindi un percorso triennale. Sì, quindi dura 3 anni, alla fine del triennio si viene diplomati e quindi si spera che i nostri allievi lavoreranno nel mercato poi europeo. È il discorso che facciamo sempre anche con i musicisti o con i cantanti, l'aspetto della formazione corretta è molto importante, quindi scuole insomma che diano anche appunto una preparazione a 360 gradi, ma lo facciano con dei professionisti del settore. Quanti docenti sono i nostri docenti coinvolti? Sono circa 13, proprio perché vogliamo esaminare un po' tutti gli aspetti della danza odierna. Per nominarne uno, Alessandro Grillo, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. E credo che dopo farà anche un salto qui. Esatto, e che insegna appunto tecnica classica, Francesca Varagnolo che insegna insomma sbarraterra e modern, Cristian Consalvo che insegna teatro danza. Tutto ciò supportato chiaramente dalla nostra direttrice artistica che dovrebbe essere che qui era presente, qui, era qui, Enrica Farina. Vabbè. Bene, allora guarda, io vi faccio un in bocca al lupo perché spero che insomma riusciate a trovare anche qualche insomma danzatore, ballerino talentuoso da poter come dire formare, coltivare poi negli anni, perché speriamo. Allora grazie ancora, è grazie stato un a piacere voi. Nicolò e grazie Nicolò, ma lui fa parte del volo è scappato dal volo e si è messo a parlare.